I dati purtroppo ci fanno vedere che noi abbiamo fatto tante cose a livello governativo, i centri antiviolenza preziosissimi, un lavoro grandissimo. Eppure, questa era la riflessione che credo sia più importante a fare proprio oggi, tre categorie, tre situazioni non subiscono variazioni purtroppo nemmeno né in positivo, e sono i femminicidi, gli stupri e i ricatti gravi nel mondo del lavoro. Questo vuol dire proprio mancanza di diritti che pensavamo acquisiti. Oggi più che mai vanno ribaditi in modo forte e bisogna anche fare qualcosa tutti insieme proprio per creare le condizioni per veramente fare una prevenzione su questi tre aspetti. Sono 348 i fascicoli per codice rosso aperti dalla Procura di Arezzo solamente nell'ultimo anno. Questa è ormai da tempo un'emergenza nazionale che purtroppo, nonostante le normative, nonostante l'attenzione, ma anche degli enti, perché il Codice Rosa è una rete di protezione che va oltre la polizia e gli uffici di procura, ma coinvolge gli enti pubblici, coinvolge l'ASL, coinvolge tutta una serie di strutture che si mettono a disposizione di queste persone che subiscono, delle donne, dei minori che subiscono violenze. Nonostante questo apparato, nonostante un dato normativo adesso importante ed efficace, questo fenomeno non riesce a essere ricondotto a limiti accettabili. Sono sempre statistiche intollerabili per un paese civile, che ci fa capire che non è solo un dato di politica criminale, è proprio un dato culturale che se non riusciremo a superare, se non riusciremo a far capire e a inculcare già da giovani questi concetti fondamentali di pari dignità, se non riusciamo a sfondare pregiudizi che purtroppo ancora albergano nella nostra società, non ci sarà repressione che potrà essere efficace. Vittime, donne, anziani e minori, numeri che devono far riflettere oggi, forse più che mai. Ovviamente il Covid non ha creato la violenza di genere, ad esempio, ma ne è stato acceleratore su alcuni femminicidi, su alcune situazioni. La perdita di lavoro chiaramente può peggiorare molto. Quello che ci preoccupa tanto, anche come Osservatorio Nazionale sulla Disabilità e come consulente per la commissione d'inchiesta sul femminicidio, è proprio che laddove ci sono discriminazioni multiple per le donne, i numeri sono ancora più oscuri, non si riesce a far emergere il problema e questo è un problema che dobbiamo sentire tutti in modo forte sulla creazione di percorsi estremamente forti e coesi con tanti enti e tante istituzioni proprio per permettere un percorso specifico per ogni donna.